Rio sceglie il grigio delle nuvole atlantiche per presentarsi a Francesco nella sua prima mattinata carioca. La città brasiliana non ha ancora smaltito l'entusiasmo esplosivo per l'arrivo del pontefice e vive il giorno di attesa prima di riscoprirlo per le sue strade domani al ritorno dal santuario di Aparecida. Intanto si fanno i conti con le prime straordinarie immagini dell'abbraccio soffocante con cui gli abitanti della città e pellegrini arrivati da tutto il mondo hanno accolto il Papa e inevitabilmente anche con le prime polemiche. Sulla stampa brasiliana campeggiano le foto di Francesco sommerso dalla folla, ma anche quelle degli incidenti di percorso, dalla Fiat Idea che imbocca una strada chiusa agli scontri tra la polizia e i dimostranti davanti al palazzo del governatore a Guanabara. I titoli però sono tutti per lui. Papa Maveo esordisce extra, il Papa amabile che ha conquistato il paese andando verso la galera, come nello slang viene definito il popolo. Nelle letture più smaliziate l'apprezzamento per il primo discorso tutto pastorale e il fastidio per la lettura politica dell'evento fornita dal governo. Critici, commenti di O Globo, per Giuma giudicata inopportuna nel tentativo di piegare l'umanità straripante di Bergoglio il suo amore per i poveri alle esigenze del suo esecutivo in evidente difficoltà. Gli scontri e le proteste, sintomo di un disagio sociale forte, preoccupano la Presidente che ha cercato di approfittare della sintonia con Francesco sui temi dell'inclusione per giustificare gli ultimi contraddittori mesi di governo. Altra lettura, quella del Journal do Brasil, che vede nella riscossa della chiesa di Bergoglio il tentativo di arginare l'avanzata delle sette evangeliche in America Latina. Rimane però nell'aria lo stupore e la commozione per un pontefice che si è concesso con tutta la sua simpatia al paese, allargando le braccia e spalancando il cuore, come il Cristo Redentore che sorveglia dal Corcovado la baia di Rio. Nel suo discorso aveva detto di voler bussare delicatamente alla porta del Brasile, senza oro né argento. Oltre l'uscio ha trovato un intero continente in festa.